Ciao, sono Francesca. In biblioteca ogni anno siamo abituati a confrontarci su diverse tematiche e temi letterari. Quest'anno, mentre attendiamo di poterci confrontare di nuovo in presenza, si è pensato di tenerci visti, almeno in video. Il tema di questa rubrica letteraria è la domanda: quante domande possiamo farci? Da quale domanda partire? Quale risposta aspettarsi? Se chiediamo a internet troviamo tantissime citazioni di letterati, scienziati, filosofi, poeti su questo argomento. A tal proposito, immagino che le prime domande che vi vengano in mente siano appunto quelle dell'interrogazione o del compito in classe, o magari il quiz della patente. Ma dimentichiamole per un attimo e pensiamo a qualcosa di più rilassante. Le domande della curiosità, per esempio, i gossip, i pettegolezzi. Ma la curiosità è anche interesse per qualcuno o qualcosa. È strumento di conoscenza e una semplice domanda può aprirci al mondo di chi non conosciamo. Ci sono domande giuste o domande sbagliate? Sicuramente domande infelici, di quelle che ci fanno fare le gaffe e vorremmo poi morderci la lingua. Ci sono domande retoriche, c'è la domanda di mercato, la domanda di iscrizione, la domanda di lavoro, la domanda di cittadinanza o di asilo e le grandi domande esistenziali. La prima serie di libri che vi vorrei presentare, i libri famosi per la domanda, o forse più per la risposta. Bartleby lo scrivano è uno dei racconti più famosi della letteratura nordamericana. Scritto nel 1853 da Herman Melville, l'autore di Moby Dick, è considerato un precursore della letteratura esistenzialista e dell'assurdo. Non ebbe gran fortuna all'epoca della pubblicazione, ma dal secolo successivo si sono moltiplicate e rincorse numerose interpretazioni possibili. Il narratore del racconto è un avvocato di New York che ha tre dipendenti soprannominati: Turkey, Nippers e Gingernut. Con l'ampliarsi dell'attività c'è bisogno di un terzo scrivano ed è così che il signor Bartleby sarà assunto. Per cosa è famoso questo racconto? Bartleby, in principio, esegue diligentemente il lavoro di copista e rifiuta qualsiasi altro compito, sconcertando il suo principale con la risposta: preferirei di no. Bartleby, avrei bisogno di esaminare assieme a lei questo testo. Bartleby, non vuole dirmi nulla su di lei? Bartleby, non importa se non volete rivelarmi la vostra storia, ma ora ditemi che darete una mano a esaminare i documenti, domani o in seguito. Insomma, ditemi che nel giro di qualche giorno comincerete ad essere un poco ragionevole. È un romanzo di fantascienza scritto da Philip Dick nel 1968. Da questo testo è stato tratto il celebre film Blade Runner. In un futuro distopico, la Terra è ridotta a un desolato pianeta post-apocalittico, nel quale gran parte degli esseri umani sono migrati nelle colonie extramondo e la maggioranza delle specie animali si sono estinte. Il protagonista, Rick Deckard, è un cacciatore di androidi fuggiaschi. Ma cosa c'entrano le pecore? Deckard possiede una pecora replicante, ma ne sogna una in carne ed ossa. In un mondo in cui gli umani e gli androidi sono praticamente indistinguibili e gli animali ormai estinti, riuscire a trovare un animale vivente, riuscire a pagarlo e riuscire ad occuparsi della sua sopravvivenza viene considerato un lusso per pochi, ma soprattutto identificativo di empatia e di umanità. Ma in cosa consiste l'umanità? Un androide può esprimere sentimenti umani? Siamo sempre nell'ambito della fantascienza, ma questa volta in chiave umoristica. Cosa fareste se una mattina vi svegliaste con una flotta di astronavi dell'ente galattico viabilità iperspazio pronta a far saltare la Terra per fare largo a un'autostrada spaziale? E come se non bastasse, se il vostro miglior amico si rivelasse un alieno? È proprio quello che capita al protagonista Arthur Dent, che viene salvato dal suo amico Ford attraverso un passaggio scroccato a una delle astronavi demolitrici. Arthur scoprirà così un universo sconosciuto, in cui la sua unica bussola sarà la guida galattica per gli autostoppisti. Si tratta di un libro in forma di un piccolo computer, una sorta di ebook reader a comando vocale, un bestseller universale che si vende benissimo per due ragioni. Costa poco, reca stampate a grandi lettere amichevoli sulla copertina le parole Don't Panic. Nel loro strampalato viaggio, i due amici arriveranno a conoscere i progettisti del più incredibile computer mai costruito, creato per rispondere alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto. Quale sarà questa risposta?